Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vediamo come eliminare la cache da Windows con un semplice programma che andremo a scaricare, che ci permetterà di velocizzare Windows in maniera velocissima. È un programma da scaricare, quindi non è necessario all'installazione e che ci permette davvero di eliminare tanta roba spazzatura generata da Windows stesso. Quindi vi lascio il link in descrizione sotto questo video per poter accedere al sito e scaricare il programma. Quello che dobbiamo fare una volta dentro è cliccare in basso su Download Latest Build. A questo punto scaricare il file zip scleaner.zip. Una volta scaricato lo andiamo ad estrarre nella cartella di scaricamento, creiamo una nuova cartella e la chiamiamo scleaner, per ricordarci che all'interno di questa cartella ci sono tutti i file necessari per avviare il programma. Ok, li inseriamo dentro questa nuova cartella e avviamo scleaner per 64 o per 86 in base all'architettura del nostro PC. Io ho un sistema operativo di 64 bit, quindi andrò ad avviare scleaner per 64. Se voi avete un sistema operativo a 32 bit, andrete ad avviare per 86. È importante seguirlo come amministratore, ragazzi. In questo caso ci chiede di installare Netcore per poter avviare l'applicazione. Noi clicchiamo su sì, ci reindirizzerà sul sito, aspettiamo qualche secondo in modo che ce lo scarichi in automatico. Accettiamo di scaricare il file non verificato. Una volta fatto lo andiamo ad installare. Clicchiamo quindi su Installa. Una volta fatto clicchiamo su Chiudi. Apriamo scleaner, apriamo il nostro file come amministratore. Perfetto, adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo ad attivare un po' tutto in realtà, quindi anche in Microsoft Edge se è un browser che non utilizzate per la navigazione. Quindi diciamo lasciamo le impostazioni predefinite, le caselle che sono state già spuntate in automatico all'apertura del programma, quindi lasciamo tutto di predefinito e andiamo semplicemente ad attivare anche Microsoft Edge. Se è un browser che non utilizziamo per la navigazione. Quindi lasciamo tutto così com'è, poi clicchiamo su Scan in basso e verranno individuate le dimensioni dei file spazzatura che possono essere cancellate tranquillamente perché non sono necessarie per il nostro Windows. Ad esempio, Memory Dumps nel mio caso occupa ben 130,4 MB, che comunque è tanta roba per dei file spazzatura e che occupano spazio sul nostro disco. Quindi che cosa andiamo a fare? Una volta individuata la spazzatura, clicchiamo in basso su Clean, semplicemente con un clic e in un secondo, letteralmente, avremo liberato spazio sul disco e velocizzato il computer. Vi consiglio di eseguire questo programma tutti i giorni perché è veramente utile. Fatemi sapere cosa ne pensate e a presto!